perché così sono più centrale. Allora, ho ricliccato e lo schermo mi dice che siamo in live. Buonasera a Ah, ma così? tutti. Esatto, Sì. così. Lui è E così, diretto. non è colpa mia, è internet, che così appena pigi i pulsanti, diciamo che le cose cominciano. Salve a tutti, buonasera da Il Buzzo, poi alla mia, aspetta, no, alla mia sinistra c'è Di qua, qui. così. Aspetta, no. Silvia, va bene. Silvia, prego. Ciao, buonasera, eccoci qua, puntualissimi. Eh sì, da bravi tedeschi. Io da Perugia, Silvia da Dachau, giusto? Poi Giustissimo. sotto di me, scusa, Valentina. Stoccarda. Ciao a tutti, e di qua, no. Da Non questa funziona. parte, questa, Sì, da, no. smettiamola No, è questa cosa, sempre perché così. tanto non ti spicco, è impossibile. Ok? Invece Ok, qui eccoci qua. invece Maurizio, come sta scritto, quindi non devo Maurizio invece. Vivi Sì, Stoccarda, il basta cognome di leggere per Maurizio sapere, Vivi mi basta Stoccarda. leggere per capire chi sono. Quindi Maurizio Vivi Stoccarda, e quindi anch'io Allora, da Stoccarda, in questa certo. piacevole reunion organizzata dal buon Buzzo che ci ospita sul suo canale. Buonasera a tutti. Grazie ragazzi per essere qui nel canale. Intanto ci abbiamo Marian che ci saluta. Non so se voi tutti conoscete Marian. Sì, io lo seguo seguo Oh. anche il suo canale. Quindi Certo. adesso Ciao Marian. è di ritorno Buonasera. dal viaggio col camper. Profonda invidia per i possessori di Quelli camper, in questo caso sono bei per Marian. video. Oh, i viaggi. Poi ci abbiamo. Ok, lo provo a pronunciare il nome, Meglio. scusate. Baljit Singh. Penso Ok, che ciao. abbia pronunciato correttamente. Buonasera. Allora, una live dove parleremo anche di gente brutta, ok? Ma non gente brutta fuori, gente brutta dentro, ahimè. Che non sono tanti, ma sono sempre troppi, no? La gente brutta. In particolare adesso c'è questo brutto, no? Che sta facendo cose brutte, sappiamo dove. E dunque niente, volevo così fare un attimo. Non il punto della situazione, ma insomma, parlare della malvagità umana, no? Della malvagità di questa società. Cioè, secondo me, la gente brutta, la gente malvagia, la gente brutta dentro è minoranza, però siccome sono proprio dei fonati di testa, si fanno sentire più della maggioranza, perché pur di, insomma, di arrivare alla fine della missione, questi penso che morirebbero insieme a tutti. Tutta la loro famiglia, insomma, è gente completamente fuorata di testa e si sta vedendo, insomma, i risultati. Ed è un peccato perché sembrerebbe che non impariamo mai dalla storia, no? Perché io, scusate se sono onesto, ma secondo me sto Putin è da paragonare a Mussolini, Hitler, Stalin e tutta questa gentaccia, chi più ne ha più ne metta, scusate la mia onestà, ma è così. È veramente triste vedere queste cose. Che poi scusate se faccio questa introduzione, ma adesso sto studiando antropologia e Ok. praticamente sono arrivato ad un punto, ad un capitolo in cui si parla di bonobo. Non so se conoscete queste scimmiette, Sì. questa specie che si chiama. In pratica, che secondo me sono da prendere come esempio, non so se conoscete. Avremo da imparare. Praticamente vi leggo una parte della società dei bonobo, come risolvono i problemi i bonobo. Allora, ogni forma di aggressione o di atteggiamento aggressivo viene seguita da una pratica sessuale che appacifica subito i membri del gruppo. Ad esempio, in un conflitto per il cibo, ma anche quando poniamo una femmina colpisce un piccolo non suo. La madre di questo si scaglia contro l'aggressore, ma subito dopo le due praticano l'amore, diciamo, e si riappacificano completamente. Ok. Ma perché non siamo così? Cioè, non so. Aiuto, mi sono immaginata Biden con Putin. Ai, è caduto. Beh, questi sono due esseri brutti fuori e dentro, penso. Cioè. Cioè, non era un bel vedere. Uno è un po' più brutto, però insomma, date le circostanze. Anche Caparezza ha scritto una canzone che menziona proprio i bonobo e queste pratiche dei bonobo, li porta ad esempio, quindi è molto istruttivo, insomma, ti Ok, consiglio di. scusate, già
c'è già il primo. Dicono non puoi paragonare Putin a Hitler. Sì, io non sto paragonando, non sto facendo chi ha ammazzato più, chi ha ammazzato meno. Io sto dicendo a livello che poi anche Putin, insomma, mi sembra che insomma stia procedendo abbastanza alla svelta nella conta dei morti. Dunque, non è tanto per chi ha ammazzato più, chi ha ammazzato meno, ma diciamo che è un po' la mentalità da totalitario. Oh, questa è la mia opinione, cioè non so. Per me è così, poco da fare. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Io lascerei Valentina per ultima. Sì, Valentina, tu che sei più... No, per ultima, se parla Valentina, no, no, cioè, ah, certo, Valentina certo. È quella più okay. Esperta, più che... Vabbè, vai, che fa? No, cioè, aspetta, tu sei... No, tu per ultima. Silvia, permettimi, Silvia. No, sì. Sì, no, sai cos'è che è una, mi sembra un po' in generale una battaglia tra i vari leader, no, da chi è più potente, no, che quando erano ancora in trattativa, no, che Putin diceva io voglio essere sicuro che l'Ucraina non entra nella NATO, per esempio, no, l'America poteva fare un attimino, magari un passo indietro e dire va bene, ok. Una cosa importante, scusa Silvia, no, io non sto dicendo... Dimmi. Che Putin, cioè che i leader degli Stati Uniti o i leader dell'Unione Europea siano dei santi, tutt'altro, sto dicendo che, però insomma, se dovessi fare una scelta, scegliere il male minore, non so se mi spiego. Cioè, tutto sì, 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 no, certo, poi lì il problema fondamentalmente è stato che ognuno è rimasto sulle sue posizioni, ognuno ha detto quello che dici tu no, e quella proposta lì no, e alla fine poi è... Cioè, è esplosa la situazione, chiaramente ci sono adesso quelli che danno ragione a uno, quelli che danno ragione all'altro, ma alla fine della festa, della torta, quelli che ci rimettono sono sempre quei poveri esseri umani che vivono lì, come potrei essere io, potresti essere tu, che non c'entrano niente, no? Certo, io non sto dicendo che... Nessuno, secondo me, di questi leader è un santo, ma appunto, come ho detto prima, se dovessi scegliere, scelgo il male minore, tutto, cioè tutto qui, tra virgolette, perché poi, insomma, prego, non so se Silvia tu hai finito. No, beh, adesso leggevo il commento di Marian che diceva di Zelensky, sono d'accordo, nel senso che adesso tipo i media tedeschi lo dipingono come l'eroe di guerra, secondo me in generale gli eroi sono altri, ecco. Ma poi i media bisogna sempre prenderli con le pinze, secondo me, perché io voglio dire, a parte che sarebbe sempre meglio andare, che ci vuole coraggio, per carità, sarebbe andare nel campo e vedere le cose come stanno veramente. Comunque le guerre fanno schifo, sì, le guerre sono una merda totale, infatti per quello che io stimo i bonobo, perché invece di fare le guerre fanno l'amore. Io direi una discussione fra Zelensky e Putin che finisce così, che fanno l'amore, secondo me sarebbe perfetto. Sì, sì. Senza riprenderli, magari immagine raccapricciante, però sarebbe molto meglio. Insomma, certo, non vogliamo le telecamere a riprenderli, però sarebbe no. Ecco, magari manteniamo la discrezione su questa cosa. Meglio che vedere la distruzione. Certo. No, io volevo fare due considerazioni, poi lascio la parola volentieri a Valentina, che sicuramente ha più informazioni, sicuramente di me. Una è che chiaramente io parlo per me, ma credo di poter estendere un po' a tutti. Chiaramente siamo qui a parlare di queste cose non perché siamo politologi o esperti di politica internazionale, ci siamo posti proprio nella base proprio di questa diretta, come la vediamo noi semplici cittadini e che siamo in mezzo, no? E come può essere l'interpretazione che diamo noi di quella che è la realtà, che comunque è un'interpretazione della realtà. E questo entro subito poi nella seconda considerazione, che le nostre opinioni, ma le opinioni non soltanto di noi quattro, ma credo un po' di tutti, è data dall'interpretazione della realtà che ci viene dipinta, nel senso che chiaramente Zelensky, come anche Putin, come anche Draghi, come anche Macron, come un po' tutti, chiaramente sicuramente hanno molte più informazioni, molto più dati di quelli che possiamo avere noi, e loro trasferiscono a noi una realtà che chiaramente è confacente alla loro convenienza, cioè ognuno racconta la sua realtà, e la nostra interpretazione dei fatti viene fatta su quei dati, su quelle informazioni che ci vengono trasmesse. C'è però chiaramente da fare, perché poi sai, il benaltrismo che si infila in queste cose può essere anche utile a tirarci fuori dalla responsabilità, però sicuramente il fatto che noi europei e probabilmente gli americani, insomma il mondo occidentale, può comunque ha una quantità di informazioni superiore a quella che adesso c'è in Russia,
segna qual è la differenza fra il nostro mondo e il loro, perché noi comunque ne possiamo discutere oggi, mentre invece da un'altra parte del mondo non posso discutere perché altrimenti mi finiscono in galera. Allora, se è una qualsiasi realtà, qui mi infilo in discorsi che non sono la mia portata, quindi ci provo, però qualsiasi realtà che viene dipinta e raccontata, la nostra è comunque una realtà forse più vicina, non è mai aderente alla realtà precisa, però insomma almeno noi ne possiamo parlare, e questo non è un fatto di poco conto, possiamo comunque parlare e provare a capirla. Poi tutti gli altri discorsi li faremo dopo, di chi è Zelensky, di chi è Putin, di chi è Draghi, Macron e via dicendo, però queste due premesse secondo me sono fondamentali. Noi siamo soltanto dei cittadini normali, non abbiamo nessuna pretesa di essere dei professionisti che abbiamo la risposta o abbiamo le notizie. La seconda è che comunque raccontiamo sempre una realtà che non è la fotografia della realtà, è quello che viene raccontato. Io dico solo che, lo so, secondo me il detto chi si accontenta gode, forse no, potrebbe, cioè è accontentato, la Russia cinico, sembra... è un po' cinico, però forse sì. No, la Russia, dico, che poi, cioè, ci tengo a precisare il titolo, Putin secondo me non rappresenta la maggior parte dei russi, dunque no. Secondo me rappresenta... No, questo è un altro aspetto molto interessante, che è una novità della Russia, che non è falso di poco. No, ma più che altro quando vedo nei giornali la Russia invade l'Ucraina, cioè, no dai, è Putin che da solo, cioè, non da solo chiaramente, però insomma non è che sicuramente i russi non sono contenti di darsi la zappa nei piedi, cioè, non penso che stiano, cioè almeno a vedere quello che sta succedendo in Russia, che per carità io non sono in Russia, dunque magari la situazione è totalmente differente, per carità. Però, insomma, Valentina, magari dici tu. Beh, come più tutti quanti... la responsabilità, vai. No, vabbè, io come tutti quanti ho anche io una mia opinione, però quello che sta succedendo è un qualcosa di molto caotico, perché è una guerra di informazioni, lo stiamo dicendo con Maurizio ormai da settimane, anche prima che iniziava il conflitto. E la guerra di informazioni vuol dire che tutti quanti i media vengono bombardati di informazioni anche non reali, perché se ci spiegassero veramente tutto quello che sta accadendo perfettamente, non c'è più una strategia di guerra e non c'è più l'anticipo, quindi noi non siamo dati a sapere quello che veramente vogliono fare, ma possiamo essere vittime del sistema stesso, ad esempio le centrali nucleari, che questa è la cosa che ci spaventa di più. Perché Putin ha preso le centrali nucleari? Allora, da una parte ha preso Chernobyl, dall'altra parte è andato a colpire l'altra, che non mi ricordo il nome, dell'altra centrale nucleare. E quindi cosa ha fatto Zelensky? Ha subito gridato: guardate che le radiazioni non hanno confini, arrivano anche a voi e in Europa, quindi mandatemi l'aiuto, mandatemi le persone ad aiutarmi. Ma in realtà di che cosa stiamo parlando? Una centrale nucleare non può essere distrutta con un missile, soprattutto un missile non può arrivare al nocciolo, perché i noccioli sono dentro dei bunker che sono sotterranei e sono stati costruiti apposta per far sì che se c'è un'esplosione nucleare non tutte le centrali nucleari cominciano insieme a esplodere insieme. Cioè, questa è la logica. Però Zelensky ha bisogno dell'aiuto della NATO e quindi urla così, l'opinione pubblica lo capisce. E dall'altra parte invece Putin cosa fa? Va a prendere la centrale nucleare di Chernobyl per far ricordare a tutti quanti cosa è successo quando è scoppiata. Almeno la paura arriva a tutti quanti, e da lì il terrore e poi ti prego fermati Putin, lasciamo l'Ucraina al suo destino e andate tutti a quel paese. Quindi credo di aver fatto un riassunto della guerra abbastanza spicciolo, però è così che funziona. Le centrali nucleari sono importanti perché andando a prendere le centrali nucleari e anche le centrali elettriche, però non fa notizia dire che prendono anche le centrali elettriche, tolgono l'energia al paese, e senza energia il paese non vive, e quindi prima o poi dovrà tirar su la bandiera bianca. Certo. Scusate, adesso, ragazzi, al di là delle credenziali che abbiamo, cioè, potete non concordare con me e ci sta. Potete non concordare con Valentina, con Silvia, con Maurizio, quindi,
No, la mia opinione su tutto questo, io ho un'opinione e credo che l'Ucraina sia diventato un simbolo, perché da 8 anni che sta combattendo contro il regime russo e adesso è come se fosse mio figlio di 4 anni che combatte contro mio papà che è 150 kg e ne ha 60. Non ce la può fare, non ce la può fare a vincere ed è per questo che urla e chiede della mamma e così Zelensky urla e chiede della NATO. Se intervengo io non imparerà mai niente. Cerco di starne fuori, però sono vicino e cerco di aiutarlo in qualche modo per essere certo, un minimo alla pari. Diciamo che sì. Si sceglie sempre il male minore invece che iniziare una terza guerra mondiale. Esatto. Si cerca sempre di contenere la merda che già sta succedendo. Cioè, nel senso, tanto, è vero che c'è anche peggio di così, per carità, però sai, già questo peggio fa schifo. Non so, questa insomma già le piccole conseguenze le stiamo già sentendo adesso dopo un paio di settimane. Se pensi, vabbè, qui in Germania adesso abbiamo ancora un po' del nucleare eccetera, ma in Italia che il gas è andato, adesso l'ultimo dato che avevo letto era al 53% in più di costo, quindi se dopo domani no, dico se Putin decide che... scusa, vai, vai. No, scusami che ti ho interrotto. La cosa peggiore è che l'Italia ha 12-13 settimane ancora di autonomia col gas. Quindi devi trovare una soluzione in tempo zero. Perché poi, vabbè, 12-13 dicevano che settimane... volevano riaprire le centrali a carbone, sentivo. Giusto per Gas risolvere il problema liquido. e per peggiorarne un altro. Sì, perché anche tanti, non so, geopolitici così dicevano che comunque una cosa adesso è la realtà ideale, no? Del salviamo il pianeta, l'ambiente, eccetera, e una cosa è il problema reale adesso e che va affrontato purtroppo prima. Sì, ci vogliono i bonobo. Io non so, però sono innamorato del bonobo perché Più veramente. bonobo per tutti. Perché, cioè, veramente, noi parliamo, no, che siamo una razza, come si dice, ci sentiamo questo cavolo e pensiamo di aver fatto chissà che, invece, scazziamo sui punti, penso, più gravi, no? Cioè. E è triste veramente. Cioè, dice che abbiamo un cervello più grande del resto degli animali, ma non so, ne useremo il 2%. Cioè, per carità, non sto parlando di tutti, ma insomma, la Di tutti, società. ma tanti. No, ecco, mi auguro che almeno i presenti, i nostri ospiti, chi ci sta No, seguendo, cioè, io salvi parlo di noi e società. soprattutto le persone che ci stanno seguendo, insomma, ecco, perché No, no, se ci chiaro, io servono, parlo di società. evidentemente. Dopo, Io il voglio Buzzo dire, l'avevo già singoli salvato siamo l'altra diretta, eh. molto intelligenti. intelligenti. Come? Io il Buzzo l'avevo già salvato l'altra diretta, se ti ricordi. Quando hai detto Sì. dovremmo estinguerci tutti, ho detto no, vabbè, dai, Buzzo, io ti salvo. No, tutti. No, sì, qualche volta ci vado giù un po' pesante, ma chiaramente No, non vabbè, lo vorrei, però ma ci insomma. sta, la situazione è così incredibilmente, cioè, io onestamente noi abbiamo fatto una live, abbiamo fatto una live, non mi ricordo cos'era, abbiamo parlato prima della guerra e noi eravamo sicuri, eravamo certi che mai e poi mai sarebbe entrato in guerra, perché un po' tutto l'evidenza ci diceva che, e io onestamente non sarei tanto dell'idea che questo gesto, questa azione di Putin sia così, perché anche a me viene istintivo dire, sai, allora facciamo una premessa, l'Ucraina ha gestito malissimo la situazione col Donbass, con tutte quelle regioni che sono al confine, perché poi in effetti qui ci provo a dare delle insomma, quello che ho ascoltato, quello che ho seguito, sicuramente l'Ucraina come paese non esiste se non tracciato dopo la Seconda Guerra Mondiale, di conseguenza quindi c'erano delle cose all'interno che praticamente andavano risolte diversamente e purtroppo non sono state risolte diversamente e questo ha creato attrito e attrito che è arrivato poi a sfogato così perché comunque sia, chiaramente non c'è stata l'attenzione mediatica su quello che faceva l'Ucraina sui cittadini diciamo di origine russa ai confini e chiaramente adesso si dice sì però per carità ci sta, era sbagliato prima, lo è ancora di più adesso, ma sicuramente l'iniziativa presa dalla Russia non è estemporanea, non è un'azione fatta da Putin, non è un pazzo, non è un pazzo, è uno scellerato probabilmente, perché comunque sta giocando, ha fatto all-in, no?
perché ha comunque la necessità di consacrarsi nella storia, ha la necessità, diciamo, ci sono le elezioni che vuole dimostrare, ci sono interessi importanti, c'è un patto non rispettato, diciamo, da parte degli Stati Uniti, per il patto, Valentina aiutami, il patto non scritto, fatto... Se, ho scoperto ieri sera che era un patto vocale che hanno fatto a Gorbaciov, esatto, quindi non è stato mai Bush, scritto. Credo fosse, no? Che praticamente dicevano. Io credo che Putin, anche col discorso della centrale, sia Putin che Zelensky stanno rilanciando moltissimo sulla centrale, e Zelensky non sta facendo, diciamo, non sta giocando nemmeno, per quanto a me piaccia il tipo, no? Perché chiaramente uno che rimane sul campo, che dice delle cose così, sicuramente, cioè, insomma, incuriosisce. Però, per esempio, il fatto delle centrali è che stanno alzando il prezzo di entrambi per motivi diversi. Zelensky tira in ballo le centrali perché vuole a tutti i costi l'aiuto della NATO, che non avrà, che non può avere, perché cinicamente non può avere quell'aiuto, perché se viene dato quell'aiuto o la no-fly zone, sicuramente si entra in una terza guerra mondiale, per davvero non è possibile. Dall'altra parte Putin sta alzando il prezzo perché Putin non interessa, questa è un'opinione mia personale che non ci capisco niente, ma secondo me Putin non ha interesse a occupare e tenere l'Ucraina, perché se lui occupa e mantiene l'Ucraina, significa che il suo confine non sarà con l'Ucraina, ma sarà poi con la NATO, e quindi a lui non interessa. A lui interessa smontare completamente, togliere tutte le difese dell'Ucraina, togliere i missili, tutte le armi all'Ucraina, mettere un governo come quello della Bielorussia e ritornare poi sui confini. Secondo me, io lo dico perché l'ho ascoltato da altri, che penso, mi sembra che ne capiscono più di me. Secondo me questo è plausibile, perché diversamente veramente è un pazzo. Io non credo che lui sia un pazzo, e non credo che la Russia sia governata da pazzi. Sicuramente stanno rischiando molto, stanno giocando tutto per tutto, perché comunque è un paese in grosse difficoltà. Sono in grosse difficoltà economiche, in difficoltà politiche. Comunque darsi ancora più la zappa nei piedi non mi sembra una grande idea. Secondo me, quando tu sei ecco, come se tu sei un casino, i miei figli mi prendono in giro e faccio queste metafore, dicono così, no? Sei al casino, ti è rimasto l'ultimo gettone, che fai? Oddio, io non parlerei mai di... Cioè, i gettoni sono talmente tanti. Cioè, viviamo in un paese... Cioè, paese, secondo me la Russia... No, scusa, viviamo in un pianeta gigantesco. Cioè, nel senso, se tutti fossimo un po' più cooperativi... Sono sicuramente senza scrupoli. Però l'idea mia è questa, vai Valentino. Ma non solo Putin. Perché no, non solo Putin, c'è. Tutti. No, qua non si tratta di Tizio che è migliore di Caio. Cioè, sono tutti... Però, dopo ti faccio parlare, Valentino. Però diciamo che, insomma... La Russia c'ha anche queste famose armi atomiche, diciamo che non è proprio, cioè se, per carità, non lo faranno, sono sicuro, ma insomma sono un po' più, penso, pericolosi, non so, quando succedeva nei Balcani, la guerra, cioè tutte le guerre fanno schifo, ma questa potrebbe avere risvolti ancora più schifosi nello schifo che già c'è, cioè, per carità. Prego Valentino. Volevo dire tre cose, scusate. Allora, una è una risposta, se la vedo qua che ha scritto Marian, se me la metti tu. Sì, scusa, quale? La penultima. Quella lì, la penultima, sì. Allora, sì, una cosa che bisogna sapere è che io, vabbè, sono ossessionata dal cuoco di Putin, me ne rendo conto, ci ho fatto anche dei video. Dal cuoco? Sì, dal cuoco di Putin. Di Putin, non lo so, di Putin. Sì, no, adesso praticamente... devi fare, adesso, è perché non è che tutti ci seguono, devi fare una... È una mia ossessione, me ne rendo conto. Allora, quest'uomo, il cuoco di Putin, ormai non fa più il cuoco, però è entrato a palazzo, ve la faccio un po' breve, perché è stato scoperto, bla bla bla, e la sua agenzia di catering adesso è anche al Cremlino. Però che cosa fa realmente il cuoco? Ha tipo un'agenzia di troll, dove mette delle fake news in rete, e poi è capo di è capo dei mercenari ceceni, che si chiamano, che non mi ricordo neanche più come si chiamano. Vabbè, se lo cerchi tu, come continua, si chiama? Continua, te li trovo io, continua. Dei mercenari ceceni. Infatti, quando hanno detto che in Ucraina sono entrati i bielorussi, non è assolutamente vero, non sono entrati i bielorussi, perché sennò sarebbero tre stati che combattono uno contro l'altro. In realtà sono entrati i mercenari ceceni, che hanno dei compiti ben precisi. Uno dei compiti... Wagner.
l'armata Wagner, ecco, lui è il capo dell'armata Wagner, e quindi loro devono creare scompiglio in Ucraina, loro sono travestiti da ucraini ovviamente, creare scompiglio e dimostrare al popolo russo che è veramente sono cattivi gli ucraini e vanno salvati i filorussi, e l'altra cosa che devono fare è uccidere Zelensky, ecco. E per le cose che aveva scritto, ed è per questo che stanno cercando le talpe, o come vanno a chiamarli, gli scarafaggi, che sono queste persone che si sono infiltrate nel governo e sono lì pronti per uccidere Zelensky o per fare casino e quindi far saltare i trattati. Fare casino, esatto. Tanto. Questo è il gioco, è proprio il gioco. Mentre l'altra cosa. L'altra cosa che volevo dire, sì, no, l'altra cosa che volevo dire è sul fatto che Putin è pazzo. Allora, l'intelligence americana ci ha sempre azzeccato il suo giro. Cioè, non si azzecca mai, ma sto giro ha detto sempre cose giuste. E una cosa che stanno cercando di capire è se Putin c'è o ci fa. Perché lo stesso atteggiamento l'hanno visto con Nixon, ai tempi del Vietnam, che aveva fatto il pazzo esattamente come sta facendo lui, e poi aveva spiegato che lui aveva fatto il pazzo, si chiama la teoria del folle questa, aveva fatto il pazzo per far spaventare così tanto gli avversari che a un certo punto avevano paura di attaccarlo, di fare cose, perché avevano paura che avrebbe, cioè che poteva magari sparargli una bomba atomica addosso. E quindi onde evitare il cuoco di Putin, la mia ossessione, guarda che bell'uomo qua che ci abbiamo, carino, eh? Io me lo immagino che squarta polli, tipo, l'ho visto così con sta giacca bianca, no, pulitissima. Tu sei del mestiere, giusto? Che poi tra l'altro una cosa magari curiosa, che prima del quando era scomparso Scholz, che non si è fatto vedere per un mese praticamente, non ci diceva neanche cosa fare, è perché il signorino che vediamo qua, questo bell'uomo, aveva parcheggiato il suo aereo a Berlino. A 2 milioni di euro, però lui è ricercato a livello internazionale, anche perché ha quasi boicottato le elezioni di Hillary Clinton con Trump, ovviamente favorendo Trump, e questo fa sì che tutti i beni di questo signore qua devono essere confiscati immediatamente se arrivano in Europa, e noi abbiamo a Berlino questo aereo parcheggiato e non è stato mai confiscato, quindi Scholz sta facendo così, mentre la Baerbock è lì che dice portiamo via sto aereo. Quindi la terza cosa non me la ricordo, è andata via. E boh. Ma adesso mi è venuta in mente una cosa, che parlavi di Scholz, no? Per esempio, io credo che il governo che abbiamo adesso in Germania non sia preparato come quello che avevamo prima, che Angela Merkel poteva piacere o non piacere, però calcola che l'hanno chiamata in causa adesso per sentire un po', insomma, il suo parere, per sentire lei cosa farebbe, eccetera, Cosa dice? nonostante lei non sia più la cancelliera, però questo ti dice, Eh sì. insomma. Cosa dice la Pensate a Merkel? Perché Scholz. io non seguo. Scusate, non seguo. No, non so se era una o 2 settimane fa, quando è scoppiato il tutto, la Baviera ha proposto, ha detto chiamiamo Angela Merkel perché lei è quella che Putin lo conosce meglio, c'è stata a contatto per 16 anni. E quindi insomma avrà qualcosa da dirci, e alla fine l'hanno chiamata davvero come, diciamo, consigliera per il da farsi in Parlamento, e quindi c'era lì anche lei nel mentre che si Sì. pensava come agiamo, cosa facciamo, quindi ti dice che comunque Sì, il dopo 3 giorni Parlamento che è che c'è stato con la adesso Merkel, è. lui si è ripreso. Chissà cosa gli ha detto. Io me la immagino, mi immagino Scholz in bagno che chiama la Merkel. Ti prego, torna. Però ragazzi, cioè, siamo grati che non c'è Trump che guida l'America in Ma situazioni come Trump, queste. scusate, Trump è un genio. Adesso non mi scrivete cose brutte, Oh no, perché tranquillo. fatemi finire la Effettivamente è frase. un genio, da un certo punto di Ah, vista. virgola. Oggi ha trovato la soluzione per il conflitto. Aspetta, aspetta, rinfrescami la memoria perché mi sa che l'avevo sentita, ma vai. Mettiamo delle bandierine Cinesi. cinesi sugli aerei americani e bombardiamo la Russia. Almeno non siamo noi, ma sono i cinesi, se la vedono tra di Era loro. Trump un genio Questa me l'ero del persa. canno. Ma
qual è la soluzione? Cosa vuoi di più? Marian mi spara delle chicche, scusate, ma concordo. Chiunque pensa che per... sì, allora, questo sì. Esatto. Hai fatto un riassunto, guarda, del mio pensiero. Grazie, Marian. Io però, su questa cosa che ha detto Marian, torno sempre sulla mia idea. Tante volte non è che si fa la guerra perché possa risolvere la situazione, ma quanto la può nascondere. Nel senso, tu nel momento in cui sei alla fine, fai una guerra e comunque riesci a cambiare, a spostare l'attenzione dal problema interno al problema esterno. E quindi io secondo me c'è dell'altro che, diciamo, comprende il fatto comunque ci sono le elezioni, la debolezza della Russia. Credo che sia una serie di fattori. Io non credo che sia pazzo Putin, io sono convinto che non sia pazzo. E del resto questa cosa è pianificata da molto tempo, e non è, per quanto lui possa essere andato lui, possa aver fatto lui la diretta e aver fatto la dichiarazione in realtà dell'attacco speciale, di quello che è, ma in realtà è una cosa che uno non può decidere una persona da sola, quindi è tutto il mondo russo che ha deciso questa iniziativa. Di conseguenza, quindi, è chiaro che lui... l'elite, beh, sicuramente, quando dico tutto, io prima l'ho detto, un fatto nuovo... E mi dispiace, è che ogni giorno stanno restando migliaia di persone in Russia che stanno protestando contro la guerra. Ed è un fatto, primo, il fatto che ci siano tante persone che protestano, secondo, il fatto che si sappia, perché hanno bloccato i giornali, hanno bloccato i siti, hanno bloccato Facebook, hanno bloccato Twitter, stanno bloccando tutto. E questa cosa, secondo me, loro stanno cavalcando questa cosa applicando metodologie che erano di 50 anni fa, nel senso che 50 anni fa potevano anche farlo, oggi non più. Anche la presenza, certo, di Anonymous, con tutti i social media c'è un'esposizione differente. Internet è una realtà che scavalca tutte queste costrizioni. E il fatto che Elon Musk abbia messo a disposizione internet gratuitamente per il territorio russi, il fatto che Anonymous, diciamo, fino adesso non ha mai avuto un ruolo, diciamo, politico così forte, così incisivo, così, diciamo, unidirezionale, cioè, nel senso, era una massa informe, no? Che si muoveva nel dark web, e comunque si muoveva per interessi diversi, a volte legali, a volte poco legali. In questo caso, un impegno in questo senso così forte, che comprende Anonymous, comprende tutte, sicuramente è un segno di un tempo che è cambiato, e probabilmente anche questa cosa Putin e gli oligarchi russi non l'hanno presa in considerazione, non immaginavano che potesse esserci una reazione in questo senso, che potesse bruciarli così, perché il fatto che anche l'Italia abbia sequestrato le barche, i panfili, le ville dei magnati russi, è un fatto che secondo me loro questo non hanno messo in conto. Cioè, credo che loro abbiano messo in conto la possibilità della guerra atomica, la possibilità della terza guerra mondiale, hanno messo in conto tutto per alzare il prezzo, per ottenere quello che volevano, uno stato cuscinetto che li mettesse a riparo, diciamo, dal fatto di essere invasi culturalmente, non tanto politicamente o militarmente, ma culturalmente, dalla NATO e dall'Occidente. Però questo ha spostato un po' tutti gli equilibri, perché secondo me non hanno valutato tutte queste cose che sono strane, sono imprevedibili, cioè io non mi immaginavo che potesse accadere. Poi, per quanto riguarda invece la Merkel, in più persone, anche i politici, anche Draghi, anche Renzi, un po' in Italia, un po' tutti hanno parlato della Merkel come possibile mediatrice super partes, e probabilmente forse è l'unica persona, e qui Valentina sarà sicuramente, perché lei fa parte delle gruppi del gruppo fan di Merkel, che sicuramente è l'unica che possa mediare, abbia il potere, l'autorevolezza, anche se Macron ci ha provato, ma l'unica che abbia l'autorevolezza di sedersi al tavolo a fare con Putin è proprio la Merkel, io penso. Vabbè, ma Macron, ragazzi, poverello. Posso fare un annuncio, visto che cioè, nel senso, già l'avevo scritto nel post, mi sembra, anzi sicuramente, che praticamente tramite la chat, cioè la possibilità di fare delle donazioni, tanto si vedono, si vedono nella chat le donazioni, dunque non è che sono nascoste. Se volete donare qualcosa per la causa pace, lo so che può sembrare un po' così campata in aria, ma sicuramente cercheremo di trasferire queste donazioni in canali che, insomma, che aiutino la gente innocente, che
non vuole avere a che fare con tutti questi. Sì, se non c'entra niente con i piani né di Putin né di Zelensky né non di... gliene frega niente, vogliono solo vivere tranquillamente. E se volete, c'è praticamente nella chat da qualche parte, dovrebbe essere o in fondo a sinistra o in fondo a destra, dove scrivete i commenti, c'è il segno del dollaro, vabbè, l'egemonia americana, vabbè, chiudiamo qui, e cliccate lì sul segno del dollaro e praticamente potrete fare delle donazioni. Stop, volevo semplicemente dire questo. Giusta sottolineatura, perché era importante, quindi anche invitiamo tutti gli amici, insomma, a dare una mano a... Sì, si vede quanto, si vede nella chat quanto date, dunque non è che trasferiremo massima trasparenza in qualche paradiso fiscale, no? Cioè, chiaramente. No, anche perché poi, oltre alla cosa, diciamo, bruttissima che è esplosa, anche il periodo, cioè fa un freddo, nonostante siamo già a marzo, ma fa un freddo che io mi immagino ancora di là in Ucraina nevicava nei video, quindi... Certo. E tu ti trovi lì, magari ti hanno bombardato l'appartamento e non hai più niente, e è una situazione irreale. Purtroppo penso sia calcolato, non lo so, forse mi sbaglio. Cioè. Ma io vi consiglio di vedere una bellissima intervista, se avete tempo e voglia, perché dura un botto, però è divisa in puntate, quindi sembra che duri di meno, ed è l'intervista che ha fatto Putin Oliver Stone, la trovate su Prime Video. Ed è veramente interessante, perché oltre a spiegarvi esattamente quello che succede adesso, la fonte è Putin, cioè lui che vi sta spiegando quello che state vivendo ora, quindi ascoltando le sue parole si riesce anche a entrare un attimino più nella sua testa, ecco, in quello che pensa, il modo in cui agisce, quindi io ve lo consiglio. Ecco. Okay, grazie. Io non so, ho visto poco, cioè ieri, non poco tempo fa, dunque pochissimo tempo fa, ho visto questa, praticamente c'era questa conferenza stampa con Putin, in cui una giornalista, penso sia stata degli Stati Uniti, non lo so, gli chiedeva proprio in faccia come mai i suoi oppositori o sono in carcere oppure sono nell'aldilà. Sottoterra. Ecco. E praticamente, cioè, magari la condivido dopo nella chat, da quanto ho capito io, cioè, Putin non è che dice no guarda stai dicendo una marea di cavolate, no, praticamente dice che in Russia lui risolve i problemi così, se non gli sta bene al mondo sono problemi degli altri. Anche nell'intervista molte volte ripete questa frase, parla anche del nucleare, parla anche della NATO e parla anche dell'Ucraina, soprattutto dell'Ucraina, c'è una puntata intera solo sull'Ucraina. E sì, Oliver Stone, questa qui intervista a Putin, fa un po' senso. Scusa, ma gli hanno fatto una faccia, una foto un po' addormentato, cioè. No, ma lui guarda sempre così i giornalisti, no, però lui li guarda sempre così di solito. No, poi figurati, il giornalista è pure americano, quindi... Ah, ok, magari. E parla anche appunto del Donbass e di Odessa, che c'è stata la strage ad Odessa, quindi brutta roba. E una cosa che mi ha colpito, che ha detto sul nucleare, e che non è sbagliata, adesso mi prendete anche a me per pazza, è il fatto che le armi nucleari ce l'avevano tutti quanti gli americani e poi lui si è costruito le sue. Adesso più o meno sono a pari con ordigni nucleari. Il suo ragionamento era che un'arma di distruzione così forte, così tanto importante e impattante per il mondo, non può averla una sola potenza. Perché se no non c'è la possibilità di scambio, cioè io ti attacco, ok, io sto zitto, invece no, ci deve essere un equilibrio anche nel male, e questo secondo me ha ragione, per quanto sia, oddio, però ha ragione. No, ma hai detto dobbiamo pensare alla soluzione alternativa, no? Che quelle armi le abbia soltanto uno, e che poi chiaramente, come dicevi tu, può fare il bello e il cattivo tempo. Il problema grosso delle armi nucleari non credo che sia, cioè è un problema in generale, ma non credo che sia fondamentalmente l'America o la Russia. Il problema delle armi nucleari è i piccoli stati che magari possono avere, sai, quel momento, diciamo, un po' meno equilibrato, ecco, mi fanno più paura quelli che possono magari scatenare e dare il via a qualcosa di irreparabile.
Questo purtroppo noi, io me lo ricordo, io sono vissuto con dal film The Day After a tutta la, diciamo, a quel periodo, insomma, di peso e di spesso era ricorrente, no, che tornava questa paura. Poi dall'accordo per la non proliferazione degli ordigni nucleari, insomma, si è avuto uno spiraglio, diciamo, per il futuro, insomma, che si potesse ridimensionare questa cosa. È chiaro però che questa è una cosa che incombe e che ce l'abbiamo dietro. Io, insomma, non credo che si arriverà a questo, credo che siano soltanto un deterrente, però sai com'è. Pensavo anche che non avrebbero attaccato l'Ucraina, pensiamo tante cose, quindi... Pensavamo anche ai tempi del Covid. Sono gli anni, diciamo che dal 2020... No. Sì, diciamo che questa cosa poteva anche aspettare un attimo, darci un attimo di pausa, ecco, insomma. Di tregua. Secondo me era calcolato, non lo so, io lo dico qua e lo giuro davanti a tutti quelli che ci stanno ascoltando, se quando finisce questa storia, perché finirà questa storia, arrivano gli alieni, io chiudo. Andava tutto bene. Instagram, il bonobo però devono chiudo. Essere. Basta. Alieni bonobo. Voglio chiudere, non dire, se segui Red Ronnie l'ha già detto. Red Ronnie ha già confermato. Red Ronnie, non lo so, ultimamente, poi è una mia opinione. Ma... Sì, no, ormai ha detto che adesso praticamente gli UFO, praticamente i bombardieri, gli aerei, non lo so cosa, sono assistiti, sono coperti dagli UFO, e con convinzione lo dice. Io ho due sono le cose, o lui ha capito tutto, oppure, punto. Non comunque... so sentire. Io credo che questa qua non, cioè che se lui veramente volesse distruggere tutto quanto non aveva questo approccio che ha con la guerra in Ucraina, perché non ci vuole uno stratega di guerra per pensare che se tu vuoi prenderti tutto quanto il paese, cosa fai? Lo bombardi tutto, come hanno fatto nei paesi di Kabul e in questi paesi là. Non è che vai lì e cerchi, cioè, con i carri armati che sono prima 30 chilometri da Kiev, 20 chilometri da Kiev, 10 chilometri da Kiev, e poi vedi i carri armati che passano, le persone sopra con la bandiera, cioè non sono scene di, cioè, è guerra perché stanno morendo tante persone, però poteva essere veramente peggiore, cioè se lui c'ha voglia fa così, fa esplodere tutto, si prende tutto e poi è finita. Quindi lui comunque sia nella sua testa, secondo me, sta veramente andando a salvare i filorussi e non vuole... Sì, ma guarda, quello ti do ragione, anche secondo me lui è proprio, cioè lui è convinto, non lo dice per dirlo a noi. No, sicuramente è convinto. Però il problema... È come se però Macron dicesse, però la Francia aveva anche l'Italia e quindi l'Italia deve tornare in Francia, il giorno dopo ci manda i francesi a bombardarci a Torino e a Milano. Cioè, noi rimaniamo così, del tipo, ma scusa, no, non ho capito. Questa volta siamo... tornare senza bombardamenti. Cioè, questa volta non sono molto d'accordo con Valentina. Ah, mi dispiace. No. Secondo me quella di salvare i filorussi è soltanto un pretesto. In realtà lui sta tergiversando perché chiaramente più va a lungo la guerra, più gli costa, perché stanno perdendo uomini, vuole alzare il prezzo, vuole soltanto alzare il prezzo. Lui vuole smilitarizzare l'Ucraina e mettere un governo al suo comando. Io penso questo. Vabbè, ma sicuramente non vuole farle annettere alla Russia, no? Lui non fa così, lui li controlla, controlla la Georgia, controlla l'Armenia, controlla tutti, però sono tutti sotto di lui comunque, che poi si chiamano Ucraina, Russia o Pinco Pallo, è comunque Russia. Ma alla fine, come dice Lorenzo Emanuele, è quello l'obiettivo, ma infatti uno salutiamo, tra l'altro, raccontava praticamente che l'obiettivo è quello di dividere l'Ucraina. Alla fine probabilmente si chiuderà così, forse questa è l'interpretazione più ovvia, divisa in due e mezza e che diciamo va sotto uno stato nuovo, prego. Che poi non so, ma Silvia, no? Tu come sei messa politica? Non lo so, dipende che cosa mi vuoi chiedere. No, non ti voglio chiedere niente, semplicemente come...
cioè, come stai messa a livello di interesse, se è una cosa che no, mi piace informarmi, insomma, da chi, cioè, da fonti, diciamo, serie, sia che uno dica secondo me ha un po' ragione questo, un po' ragione l'altro, ma di fonti che siano serie, cioè non, permettimi di dire, quei canali che fino a ieri sapevano tutto sui vaccini, erano assolutamente contro i vaccini e da oggi sono assolutamente pro Putin e sanno tutto. Ecco, quelli no, però ci sono anche... No, però se guardi anche, non so, ci sono interviste, c'è un canale molto bello che mi piace, si chiama Geopop, se non sbaglio, e loro sono dei ragazzi che hanno diversi esperti, insomma, e c'è anche questo loro esperto di geopolitica che spiegava già prima che esplodesse il conflitto e poi nel mentre, e niente, Mario. Insomma, trovo che sia interessante comunque saperne un po' di più e non solo... prendere quello che ti danno i media, la televisione, e dire, ah sì, adesso io penso questo. Cioè, io non mi sento neanche di dire, io so tutto su questa situazione, perché sicuramente c'è una parte buia che non sappiamo. Ma non lo sa nessuno, sai Silvia, nessuno. Soltanto i governanti sanno, diciamo, conoscono la realtà. Quella che abbiamo, che conosciamo noi non è una, la realtà, è l'interpretazione, la loro interpretazione della realtà ad uso e consumo dei loro obiettivi, di tutti, in questo non c'è nessuno di onesto, ma anche io, cioè, anche, diciamo, siamo onesti, anche noi nel momento in cui tu racconti una cosa, è ovvio che non riesci, nessuno riesce ad essere oggettivo, a tagliare, no? E comunque al 100%. È sempre un'interpretazione ed è soggettiva, è sempre condizionata dalle proprie idee, dal proprio background, dalla propria storia. Scusate ragazzi, scusate se interrompo. È così che funzionano le donazioni, si vedono lì, ci sono finora 10 euro che non li do a Maurizio, non li do a Valentina, non li do, scusa, non li do a Silvia. Tranquillo, ma mi ci mancherebbe. Anzi, no. Tutti e quattro cercheremo, insomma, di mandarli, insomma, nei canali. Sono tante, cioè, se qualcuno vuole fare beneficenza in generale, ci sono tantissime associazioni che hanno bisogno in questo momento. Non vi fate truffare. Cioè, dateli a chi vi fidate, che sapete che sono persone, tanto noi ci conoscete oramai, cioè, sapete anche dove abitiamo, non l'indirizzo esatto, ma insomma penso che come Maurizio a Stoccarda ce ne sarà uno, non lo so, sicuramente Maurizio bitte. Prego Valentino, scusi. No, niente, volevo dire solo questo, è che ci sono tantissime associazioni che stanno veramente facendo molto, stanno mandando anche provviste, anche proprio delle persone, tipo il mio vicino di casa è partito e è andato a portare al fronte roba, cioè, pazzie proprio. Bravissimo. Ci sono poi quelli coraggiosi che io non sono, cioè che vanno proprio da quelle parti a cercare di aiutare in prima persona, cioè. Ma se vuoi mettere, Valentina, se vuoi condividere dei nomi nella chat. Ma io conosco solo due nomi, vabbè, la Croce Rossa in generale, quella, la Croce Rossa italiana, oppure Salvagente Italia, che loro prendono le donazioni per quanto riguardano proprio i bambini malati oncologici, perché uno dei grossi problemi è che loro hanno bisogno di stare in ospedale, fare le chemioterapie, non si possono muovere e la situazione non lo prevede, quindi loro cercano, ci sono, adesso sono partiti dei voli che le hanno portati a Torino, a Regina Margherita di Torino, vabbè, anche se vi dice un altro nome non è che conoscete l'ospedale pediatrico di Torino, e lì stanno continuando le loro cure, quindi questo è molto importante. Poi dalla mia parte c'è Save the Children, non so se, che sì, ho visto che anche sta attiva, insomma, io perché vabbè ho mia moglie che lavora nel campo delle ONG, dunque diciamo che sono un po' più ferrato con queste ufficiali, tra virgolette, però penso che Save the Children o Action Aid, penso che siano conosciute, insomma, non so se voi ragazzi le conoscete, penso di sì. Sì, sì. Dunque, no, niente, ci sono tanti modi, però ecco, almeno, dai, o noi ci si mette la faccia, almeno quello, no? Sì. Come dicono i famosi tuttologi, scusate, ho detto una frase da tuttologo, vabbè. Ogni tanto scappa. Sì,
Si cerca di rassicurare più che di spaventare, ecco. Facciamo i supereroi contro le fake news, anziché la municipale. Non so se ve la ricordate. Sì, perché... Supereroi. No? Supereroi contro la municipale. I meganoidi, vabbè. Non importa. Dopo me rinfreschi la memoria. Il buio. No, ma infatti questo che dicevi adesso, secondo me è una cosa che... aggrava un po' tutte le cose che succedono da un paio d'anni a questa parte, no? Tutte queste persone che mettono notizie fake sia da una parte che dall'altra, perché è difficile filtrare, specialmente per le persone che magari sono un po' più avanti con l'età, no? Ti arriva quel video di Mario Rossi e ti sembra verissimo e lo mandano a tutti, dice ecco guarda cosa dice Mario Rossi, ascoltalo. Sì. E magari Mario Rossi è uno che si è studiato il personaggio e non sa niente di quell'argomento lì. E dopo ci sono le varie fazioni, no? E quelli fino a 2 settimane fa avevi quelli che avevano l'odio per i Novax, adesso hai quelli che hanno l'odio per i russi, nonostante, cioè, si parla di persone, no? Certo. È brutto. Ma infatti il mio amico Cuoco ha l'agenzia di fake news. Cioè, lui è quello che mette in rete le notizie false, che poi sono quelle che vengono più scelte. Forse mi sbaglio, cioè, ma secondo me cioè, le news hanno sempre un qualcosa di fake sotto, certo. Lo so, forse mi sbaglio, poi... Ma in questo momento ci stanno portando a dare delle notizie, ma sono gli stati stessi, come dicevo, una guerra di informazioni, devono portare al sapere in un certo modo, è una cosa un po' complicata. Sono un po' corrotte, cioè, diciamo, questa è l'indole, secondo me è l'indole del sistema, il sistema essendo... basato secondo me sul denaro, che il denaro è fondamentalmente è corruzione in sé per sé, cioè, non so, cioè scusate, non sono tanto positivo, ma non so, io la vedo così. Ma sì, prima di infilarci in discorsi ancora più complicati di questi, siccome poi comunque dovremmo poi magari iniziare a chiudere, io credo che comunque sia il problema è che loro hanno la necessità di dipingere, torno sempre su questo tema, in realtà tutti pensiamo, io per primo, tutti pensiamo che quello che conosciamo sia la realtà, e in realtà non è così, non è mai così. È un teatrino che viene dipinto e che noi dobbiamo prendere per buono, e aggiungo pure un'altra cosa, che la maggior parte delle volte chi dall'altra parte dipinge quel teatrino non lo fa necessariamente con l'intenzione di prenderci in giro, perché chi sta dall'altra parte ha necessità anche di dover gestire le masse, cioè io non voglio giustificarli, per carità, però non è semplice, non è sempre, diciamo, in malafede, ecco, chi ci racconta la realtà. Però per quello che scusa Maurizio, è per quello che io ammiro questi bonobo, scusate se ci torno, perché okay, veramente alla fine l'umanità è un cane che si morde la coda, la società umana. Un altro modo non ce l'abbiamo. Guarda, no, anche noi nel nostro piccolo, no, a parte Valentina, diciamo, non ha un canale YouTube, però lei sta su Instagram e noi abbiamo tutti e tre abbiamo dei canali YouTube e altre cose, no? Però io, per esempio, io sto studiando, no? Sto studiando non per diventare YouTuber, ma diciamo content creator, no? Per fare delle cose sul canale, sul sito, su podcast. E io lo so per certo che la mia strategia di fare i video è quella più sbagliata del mondo. Perché in realtà, il dato di fatto è questo. Perché in realtà per fare video e per diventare famosi sui vari canali, tu non parti dal contenuto che reputi più utile, ma tu ti vai a vedere qual è il contenuto che le persone vogliono. In realtà questa è la strategia, cioè per diventare famosi bisogna fare questo. Io non ce la faccio, io non riesco. Io continuo a fare, per quanto questo mi penalizzi, continuo a fare i contenuti che io reputo utili, che reputo interessanti per me. Poi se lo vedono, però tu lo sai benissimo quanti YouTuber ci sono che adesso, ma anche durante la pandemia, fanno i video che sono più clickbait, che magari ti rompono. Cioè, allora io dico, no? Quella è una strategia, però, ahimè. No, lo so, però purtroppo la realtà è questa. In una redazione di un giornale
Allora, guardiamo, facciamo finta che noi siamo la redazione di un giornale e dobbiamo fare gli articoli per domani. E c'è un redattore che ha gli investitori sul collo, ma poi bisogna portare nel pratico, no? E deve dar conto, sì, deve far funzionare questa piattaforma. E ha 5 articoli, uno che parla dei bonobo, uno parla del climate change adesso, uno parla della, non lo so, di un monumento che sta in Italia, e là, secondo te, quale articolo fanno? A quale articolo daranno spazio? A quale articolo daranno la prima pagina? E a quale articolo invece lo metteranno in centesima pagina? Per quanto è importantissimo, oggettivamente importante, però in quel momento... un articolo sui bonobo potrebbe portare tutti, no? Tutti, cioè, sì, tutto però, il livello finanziario, il livello etico, tutto. Però, capito, per ti faccio un esempio, la riapertura della caccia alle balene del Giappone, adesso hanno riaperto la caccia alle balene, il Giappone ha riaperto la caccia alle balene, adesso non interessa a nessuno, non che quella notizia non sia importante, però quella notizia adesso non tira, questo è. Prego, sì. C'è stata anche in Australia, nella zona di Melbourne, c'è stata un'inondazione che hanno metri e metri di acqua. Tu hai sentito qualcosa nelle notizie? Io lo so perché seguo due persone australiane e quindi queste dicevano è una, mi viene la parola in inglese, un'inondazione di dimensioni apocalittiche, ma non hanno neanche detto niente. Perché era tipo un giorno dopo che la Russia ha attaccato l'Ucraina, ma neanche oggi sentivi qualcosa, una settimana o due dopo, non hanno detto niente. Mi dovete seguire su Instagram. Seguitemi su Instagram che io ve lo dico. Ci sono... Ops. Ah, sono ritornata. Mi ha anch'io. Mi ha buttato fuori. Sì, Maurizio c'è dentro due volte. No. Ci risiamo. Okay. Abbiamo cambiato la configurazione, ma ci siamo di nuovo. È caduto. Pensavo fossi caduto io. Invece è caduto proprio streaming. Io credo che ci volesse dire, forse è il caso che è andata a mangiare. Sì, dobbiamo salutare. Comunque, io mi permetto di ricordare, insomma, di, se posso, Jacopo, posso approfittare del tuo canale? Chiaramente, no, vabbè, il canale di Valentina sicuramente, il canale di Silvia, il canale di Jacopo, insomma, cerchiamo tutti di dare una mano. Credo che fondamentalmente diamo una mano a tutti. A Stoccarda c'è una serie di iniziative questa settimana in occasione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Nel corso della settimana sono diversi eventi che sono molto interessanti, quindi chi si trova in zona, insomma, è invitato, quindi un invito a visitare, diciamo, i teatri e fare delle cose, insomma, nella città di Stoccarda, non del canale. Noi li seguiamo, però, insomma, ecco. Lorenzo, sei magnifico, anche tu, cioè, nel senso, dici cose veramente condivisibili. Cose da bonobo, bonobiani. Cose da bonobo. E spero che abbia seguito questa live dall'inizio in modo che non lo prenda come un'offesa, insomma. No, c'era dall'inizio, Lorenzo, era uno dei primi commenti. Che offesa c'è nel fare l'amore? Ragazzi, scusate. No. Che dopo, giustamente l'hanno preso, penso, la comunità hippie questa cosa, giustamente. Perché no? Poi i tedeschi sono parecchio hippie, no? Non so se voi concordate, ma io ho notato. Sì, molto. Dunque sono parecchio bonobiani, penso, i tedeschi. Sono molto più alla mano, più spicci degli italiani, quello lo dico sempre. Questo che dico ogni tanto, cioè, non lo so, perché non facciamo, no? Facciamo una squadra unica con la Germania. Dopo mi dicono, ma nel passato hai visto che è successo. Adesso le cose le abbiamo imparate, Italia-Germania insieme, non lo so, e via. Perché no, voglio dire, tante cose belle in Germania, giusto? Soprattutto a livello di sistema. Sì. Qui apri un portone. Apro un portone, sì, qui andiamo su altri. E invece dobbiamo almeno io devo salutare,
e quindi ringrazio Jacopo dell'ospitalità. Grazie a te. E ringrazio un po' tutti, insomma, chi ci ha seguito, insomma, che non ci ha attaccato, perché noi non volevamo. No, scusate se ho detto qualcosa che poteva sembrare offensivo, cioè non era quello il mio, non credo, il mio intento. Esprimo solamente i miei pensieri. È secondo me sempre, cioè non è che dico che è la Bibbia, assolutamente. No, nessuno di noi è depositario di verità, noi siamo siamo un po' dentro, magari seguiamo un po' di cose, insomma ci sarebbe da consigliare alcuni canali, come ha consigliato prima Silvia, c'è per esempio anche Gio Pizzi che fa delle cose interessanti, c'è anche Breaking Italy che fa informazione, insomma, sì, probabilmente anche slegata, quindi sicuramente c'è una fetta di persone che si informa magari su... Ci sono dei canali più onesti. Che poi tra l'altro... Scusa se ti interrompo, Maurizio. No, vai, tanto. Che lui è di Torino proprio, questo Tiozzo, non so se lo conoscete. Tiozzo, Stefano Tiozzo. Lui è per me... una situazione un po' complicata, lui. Che lui è per me YouTube è un mondo parallelo, io proprio non lo conosco. Certo. Cioè, io vi ho già visto, ho visto anche... Marian on the road, però non lo so, per me YouTube è un mondo così, Stefano Tiozzo. Stefano Tiozzo è uno youtuber molto interessante, anche perché, a differenza degli altri che abbiamo nominato prima, lui ha un'esperienza diretta sul campo, perché essendo lui sposato con il nome non me lo ricordo chiaramente, con una famosissima in Russia, insomma, e quindi lui vive in Russia, lui è italiano, poi è andato in Russia e ha conosciuto questa ragazza. Ho visto che specialmente ultimamente ha fatto due interviste di gente italiana che vive in Russia, non so se quindi può raccontare una realtà, diciamo, una prospettiva diversa, molto più veritiera, penso, della mia. Sì. Non ci sono mai stato in Russia, purtroppo, cioè. E spero che ci sarà l'occasione, perché penso, dal punto di vista paesaggistico, la Russia deve essere di una bellezza sublime, cioè, no? Però fa freddo, devi andarci ad agosto, Jacopo, perché io sono amante del freddo, quello glaciale, non mi piace quello di così. Io la città, ho visto un video sulla città, meno 35, ci devono lasciare le mani. Le macchine in moto, sempre accese, sempre in moto. A me, quando a Berlino l'anno scorso ha fatto meno 20 per due settimane, io stavo da Dio. Cioè, bello. Non c'era nessuno in giro, che Berlino è sempre pieno. Okay. Per una volta non c'era nessuno. E voi state in Paesotti, Stoccarda, Dachau. Noi che siamo al sud, insomma. Noi che Silvia. Della Germania, quantomeno della Germania. Siamo sei rimasto sudista, insomma. Sempre al sud, meridionale convinto. Se vado in Svezia, andrò sempre al sud della Svezia. Ah, perché ecco. Tanto, comunque sia, per dire una cosa, siamo sempre il meridione di qualcun altro, no? E quindi... Finché non vai, penso, al polo nord... credo, lì è finita. Il nord del polo, non lo so. Non c'è niente. No. Se esiste, adesso apriamo un altro capitolo. Se esiste il Polo Nord. Sì, vabbè, adesso sfondiamo. Perché potrebbe anche esserci altre cose, quindi non apriamo altre cose. Dai, andiamo, ragazzi, avanti, io vi saluto. Dai. Ciao a tutti. Grazie. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie a Busso di averci ospitato. Grazie. Grazie a voi, Jacopo. Sono sempre nostre opinioni. Non ci odiate. No, per favore, no, fate l'amore, non fate la guerra. Fate il bonobo. Questo poteva essere un titolo. Fate il bonobo. Infatti, il prossimo. Farò più video sul bonobo. Magari metterò anche qualche video proprio dove non fanno la guerra. Ma anche no. Ciao, ragazzi. Ciao, buona serata. Ciao. Grazie. Ciao. Oh.